Buonasera, io sono Rebecca e benvenuti a questa prima serata di Gesù e il Signore, organizzata dal settore giovani. Come ogni anno, il settore giovani dedica il tempo pasquale ad un percorso che noi siamo soliti chiamare JAILS, che significa appunto Gesù è il Signore. E questo tempo serve per riconoscere e annunciare a tutti i segni del risorto nelle nostre vite. Così abbiamo pensato di offrire a tutte le persone interessate un ciclo di conferenze, chiamando esperti del settore, che ci aiuteranno a leggere il momento attuale e individuare possibili nuove prospettive utili per tutti, poiché, come ci ha ricordato anche Papa Francesco, siamo sulla stessa barca. Il titolo è Non temete, l'invito di speranza che l'angelo rivolge alle donne davanti al sepolcro. L'abbiamo scelto come punto di partenza per ricominciare in questo tempo complicato, carico di paure e preoccupazioni. Il sottotitolo, Il dono della speranza tra precarietà e ripartenze, vuole essere un segno di apertura verso tutti, poiché le distanze che abbiamo vissuto ci hanno fatto riscoprire un'unica comunità e un dono gli uni per gli altri. Il percorso è articolato in quattro conferenze in cui si affronteranno temi riguardanti la società, il nesso tra economia e sostenibilità, il valore dell'ecologia integrale e la bellezza di essere comunità. Lascio la parola a Vanessa. Buonasera a tutti, sono lieta di presentarvi il primo relatore di questo ciclo di conferenze, il professor Andrea Casavecchia, docente di welfare e cittadinanza sociale presso l'Università di Roma III. È componente del comitato esecutivo dell'Istituto per il diritto internazionale della pace dell'Istituto Giuseppe Toniolo e membro del laboratorio sul pluralismo culturale. Il suo percorso di studi si caratterizza per una costante attenzione agli attori sociali e i processi di trasformazione socioculturali. Il titolo del suo intervento è La società al tempo del coronavirus. Il professore ci aiuterà a capire quali sono le dinamiche sociali e i cambiamenti che questa pandemia ha portato nella comunità. Iniziamo la discussione con una domanda per il professor Casavecchia. La pandemia ci accompagna già da qualche mese e diversi studiosi si stanno interrogando sugli effetti della quarantena nella società. Lei cosa pensa in merito? Che segni sta lasciando sulla vita delle persone? Come descriverebbe l'attuale comunità? Beh, rispetto a quali sono gli effetti della quarantena, innanzitutto, si può partire da una frase che ci ha accompagnato durante i giorni, quasi 2 mesi, che è un po' di più di una quarantena, di lockdown, che era niente sarà come prima. Tante volte ci veniva ripetuta questo niente sarà come prima, ce lo saremmo detti anche noi. E qui c'è un forte senso, però, in queste parole di nostalgia. Niente sarà come prima, vuol dire che in fondo la società che era prima era una società positiva, una società che a noi piaceva. E questo sapore di nostalgia però ci nasconde delle particolarità, forse non è proprio così. La società nella quale siamo è una società che presenta diverse difficoltà e quindi bisogna comprendere che significa che niente sarà come prima, poi dopo avviene che alcune persone, alcuni studiosi ragionano su quali sono i pericoli per la crisi economica mondiale. E che significa la crisi dell'economia mondiale? Che c'è un paradigma economico di liberismo assoluto che in un certo senso, ad esempio, ha mangiato l'ambiente, mangia le relazioni sociali, si basa su un consumismo. Si basa sul narcisismo. In fondo anche Papa Francesco ci ha detto nella Laudato Si come conciliare sviluppo economico, responsabilità per il bene comune, responsabilità e cura per il creato e dignità umana.
Quindi c'è qualcosa di diverso che noi potremmo fare rispetto a non è più come, non sarà come prima, magari non sarà come prima. Altri studiosi evidenziano l'introduzione di alcune pratiche, ad esempio lo studio, il lavoro, però sono pratiche di tecnica, lo smart working gli studenti che non vanno a scuola e studiano da casa. Sono tecniche. Che c'è dietro la tecnica? Se gli obiettivi sono gli stessi, alla fine non rispondono a qual è il mondo che vogliamo. Sicuramente però questo periodo di lockdown è stato per noi significativo e ognuno di noi se lo ricorderà. È un momento di cesura e che ognuno di noi si ricorda la conferenza stampa del Presidente del Consiglio che ci dice che dovremo rimanere a casa, che non potremo andare a messa, che tutti i lavori resteranno chiusi, che le scuole resteranno chiuse, che dovremo essere pazienti, che insieme ce la faremo. È un momento importante ed è un momento collettivo, ce lo ricordiamo tutti. Questi eventi, che sono eventi storici, segnano la nostra cultura collettiva. Ce ne sono alcuni che hanno segnato anche nel passato alcune generazioni. Vi faccio due esempi. Uno nel 1978, il rapimento di Aldo Moro. Le persone un po' più grandi di voi, quando è stato rapito Aldo Moro, lo dico ai giovani ovviamente, se chiedete ai vostri genitori dove erano il giorno che è stato rapito Aldo Moro, quando hanno saputo la notizia, loro vi diranno il momento dove stavano e che cosa stavano facendo. Io avevo 6 anni, stavo andando a scuola e mi ricordo, in macchina mi accompagnava mia mamma e in macchina la radio che dice che è stato rapito Aldo Moro, e mi ricordo il clima che c'era a scuola quel giorno. Una cosa simile nel 1989 con il crollo del muro di Berlino, oppure l'abbiamo celebrato l'altro ieri, la strage di Capaci nel 1992. Sono dei momenti storici che segnano una coscienza collettiva. In un certo senso entrano in ognuno di noi e in qualche modo creano un legame sociale. E questo fa memoria, ci aiuta in qualche modo a intrecciare una stessa collocazione. Cioè, stiamo insieme perché abbiamo vissuto un'esperienza comune, un'esperienza insieme. Ora, che cosa sarà questa esperienza? Poi dopo, in qualche modo, lo dobbiamo un po' elaborare. Ad esempio, un'altra delle cose è stato il richiamo alla Seconda Guerra Mondiale, alla resistenza. Secondo me, in questo, l'esempio nella sostanza forse era un po' sbagliato, perché non stavamo in guerra, nessuno ci sparava e noi non sparavamo a nessuno. E non è la stessa cosa. E allo stesso tempo però c'era qualcosa di comune, che era proprio l'esperienza di originalità del essere tutti coinvolti e nessuno si poteva tirare indietro rispetto a questo. Adesso
vi vorrei far vedere un video di, fatto da Macox, che un po' racconta quei giorni del lockdown. Ecco, questo era anche un modo di ragionare con niente sarà più come prima, vedere le relazioni in maniera diversa, vedere i lavori in maniera diversa, vedere anche alcune posizioni ideologiche che prima avevano un peso in maniera differente. Però si può avere anche altri passaggi. Un aspetto che sicuramente ci accomuna è proprio l'esserci sacrificati per superare un momento tragico. E questo cementerà quello che un po' anche Papa Francesco chiama il senso di popolo, che è diverso da altre dimensioni di popolo. Quando secondo me questo è un elemento che sviluppa una fraternità, un sentirci vicini agli altri. E come dicevo prima, è una collocazione generazionale, specialmente i giovani diranno tra qualche anno: noi siamo quelli del 2020, perché in quel momento loro hanno vissuto quell'esperienza come l'esperienza più forte del processo di socializzazione che stavano compiendo, e quindi caratterizzerà in maniera fortissima la loro biografia, più di quella di adulti o di anziani. Vorrei poi sottolineare, per finire la risposta alla vostra domanda, tre aspetti che secondo me ci portiamo dietro in questo periodo. Uno è la possibilità, abbiamo capito che c'è una possibilità di uno spazio di informazione credibile. Quando c'era
quando stavamo rintanati nelle nostre casette, però c'era un appuntamento al quale era difficile che qualcuno rinunciasse. Era la conferenza stampa della Protezione Civile, dove si ascoltavano i dati e dove c'era qualcuno che iniziava a confermare, a commentarli e a spiegare qualcosa. Quell'esperienza di informazione ci dice alcune cose, che per andare a vedere quello che accade e per comprendere quello che accade ci serve di andare a fonti reali. E quindi non ci fidavamo dei giornali, non ci fidavamo neanche di quanto riportato, volevamo proprio sentire la conferenza stampa. E ci dice anche che dovremmo un po' maturare il nostro sistema di informazione, il nostro sistema di comunicazione dovrebbe un po' maturare rispetto a quello. Un altro aspetto è quello della cautela, che è una cosa che ci porteremo dietro e che ci portiamo dietro per un po' di tempo, perché dobbiamo mantenere le distanze per precauzione. Essere cautelarci è una protezione per noi, è una protezione per gli altri. E questo però ci dovrebbe chiedere che cosa, ci dovrebbe far interrogare su che cosa significa per le nostre relazioni. Che cosa significa che per un periodo di tempo ci incontriamo ma non ci possiamo abbracciare, non ci possiamo baciare, non possiamo stringerci la mano. Abbiamo vissuto e stiamo vivendo un periodo in cui questo è più difficile. E che cosa significa questo per noi? Certo, allo stesso tempo impariamo anche, come italiani, è una cosa che facciamo poco, è rispettare le file, perché dobbiamo metterci in fila e tenere una certa distanza, quindi anche questo sarà una cosa che magari ci aiuterà. Infine, l'ultimo punto, informazione, cautela e precauzione, l'ultimo punto è quello della libertà, perché noi abbiamo vissuto fino a febbraio in una società dove per noi la libertà era scontata. Noi non avevamo problemi, potevamo fare quello che ci pareva sostanzialmente. E invece per 2 mesi siamo stati chiusi in casa e c'è stata limitata la libertà di circolare e la libertà di incontrarci con altri. E questo elemento ci ha fatto capire anche che la libertà non è scontata e va apprezzata. Anche il fatto che all'inizio si usciva sul balcone, c'era chi cantava, le bandiere oppure l'arcobaleno, erano dei segnali che si voleva essere vicino a qualcun altro, ma allo stesso tempo era anche un modo per dire vogliamo riconquistare la nostra libertà. E in fondo questo periodo di crisi, secondo me, ci ha fatto un po' riscoprire e apprezzare che significa essere liberi e anche capire che la libertà è una responsabilità, perché in qualche modo abbiamo bisogno di difenderla, e la libertà è anche, la possiamo mettere anche un po' in discussione se è per gli altri, se è per aiutare un altro. E con questo chiuderei la prima domanda. Ok, allora la seconda invece è questa.
Indubbiamente il virus e le misure di sicurezza hanno evidenziato anche le disparità tra le persone, per le condizioni economiche, per le fragilità fisiche o psicologiche. E secondo lei, quindi, chi sono gli ultimi in questo momento e in che modo possono aiutarci a ripartire? Possono aiutarci a ripartire? Innanzitutto, al primo posto, metterei le persone che hanno perso, le famiglie che hanno perso i loro cari. L'immagine che vediamo, quella di Bergamo, dei camion che portano via i morti che non avevano più posto nei cimiteri vicino Bergamo, è un'immagine drammatica che in quel momento toglieva le parole. Non ci sono immagini simili. E questo ci sono persone che non hanno potuto ricordare, non hanno potuto salutare i parenti che sono morti, non hanno potuto celebrare il funerale. Penso questo sia uno degli eventi peggiori che possa accadere, andare via da soli e per chi resta non aver abbracciato chi se n'è andato, non essere stato lì nel momento in cui andava via. E questo è un momento importante e secondo me tra i fragili i primi sono loro in questo periodo, perché hanno una ferita grande e quella ferita in qualche modo un po' tutti dovremmo aiutarci e aiutare loro a superarla. Poi queste sono le persone più colpite e soprattutto le regioni, penso alla Lombardia, l'Emilia-Romagna, il Piemonte, che sono state le regioni più colpite in assoluto, e lì secondo me specialmente i luoghi dove questo è successo, i cittadini proprio in questi giorni si inizieranno a rendere conto di chi manca e di che significa questo vuoto. Dopo queste persone, poi ci sono altri soggetti sociali che diciamo fragili, vulnerabili. E in un certo senso sono i vulnerabili di sempre, almeno per la società italiana, che quando ci sono momenti di questo genere diventano ancora più vulnerabili. I primi sono gli homeless, le persone senza casa, che pagano che hanno pagato nel momento del distanziamento sociale e pagano tuttora le conseguenze più gravi, perché chi vive di elemosina, se non ha nessuno a cui chiedere, diventa complicato. Chi vive senza un tetto, quando gli dicono che bisogna rimanere a casa, diventa complicato. Per questo volevo farvi vedere l'inizio di un piccolo video, poi dopo, se volete, il video è più lungo, quindi potrete rivederlo, di una ragazza che ha scelto di essere di non avere una casa, quindi di mettersi in cammino, però che è stata trovata in questo momento del suo percorso senza una casa, con il suo zaino e i suoi cani, e ha raccontato questa sua esperienza
lì a Milano, in questo breve video che poi è... Io volevo solo andare a prendermi un caffè, se possibile. Posso? Grazie. Non si mangia questo, no? Dai, usciamo, così può entrare lui. Ho sempre pensato di realizzare una serie di video che narrassero il mio viaggio. Un diario di bordo, diciamo, dove mostrare il mondo dal basso, dal punto di vista di chi non ha nulla se non il proprio zaino. Ma poi è arrivato il coronavirus e le cose sono cambiate. Strade deserte e silenzi pesanti, spezzati solo dalla presenza di gente come me. Sì, ma guardate le prime due scale, come io sono passata e sto affettando. Ho fatto la testa della mensa, dove come hai visto la mensa adesso è tutti allineati. Sì, il sacchettino. In modo educato, so vedere tutti i miei. Non so, io sono venuta solo 5 giorni fa. Lei mica tanto, eh? Avrei qualche dubbio. Nina e Upa. Nina. Ciao. Ciao, buon appetito. Grazie. Sì, un attimo. Grazie mille, ciao. Mi chiamo Johanna, ho 29 anni e sono una videomaker. All'occorrenza, data la situazione, anche artista di strada. In questi giorni io non sto a casa, perché non ho una casa. Non sono sicura che Nina e Upa abbiano capito cosa sta succedendo, ma a loro non importa. Hanno più spazio per correre e giocare e meno caos urbano che le stressa. La desolazione di Milano in questi giorni però non è mai completa. Ad orari precisi, innumerevoli quantità di persone si incolonnano davanti ai supermercati in attesa, per ore, di poter entrare. Ecco, questo poi, se volete, avete il link e quindi potrete continuare a vedere il video. Però ci racconta appunto della debolezza, della fragilità e del fatto che poi, se non ci fossero state se non ci fosse stata quella che viene chiamata società civile, quelle persone sarebbero state da sole e senza nessuno. In questo caso avete visto la mensa di una Caritas. Un'altra tipologia di persone fragili
e vulnerabili sono i lavoratori, quelli che vengono chiamati less skill, cioè quelli con poche abilità e poche competenze. Loro sono stati i primi che nella chiusura hanno perso il lavoro e poi saranno quelli che faranno più fatica a trovarne un altro successivamente, almeno un altro dignitoso. E quindi questo ci insegna quanto è importante in questo periodo la dimensione dell'istruzione. Velocemente vorrei sottolineare poi i disabili e le famiglie che avevano disabili, che sono già vivono normalmente una situazione di solitudine, e durante il virus, durante il momento del lockdown, non avevano nessuno a cui rivolgersi, e tutto lo dovevano gestire da loro, da sé, con nessun fisioterapista, nessun sostegno di parenti, e questo incide nella normalità e nel tempo ordinario, perché non ripartisci il carico della fatica con nessuno. A questi poi aggiungerei altre due figure: i migranti, sia quelli più che in questo periodo sono i più appariscenti, cioè quelli che sbarcano dal mare, che per 2 mesi praticamente sono scomparsi dalle cronache, senza ricordare che per esempio anche nei centri di prima accoglienza c'era il coronavirus e non si mantenevano il distanziamento in spazi così ristretti. E l'ultima figura, questo perché stiamo in Italia purtroppo, cioè non purtroppo che stiamo in Italia, purtroppo questo accade, sono i giovani, perché la loro reazione, almeno in una parte, è stata molto particolare. Specialmente gli adolescenti, molti adolescenti sono entrati in una specie di clausura, non solo chiusi in casa, ma chiusi nella loro stanzetta dentro casa, e sono stati connessi, appartati, si sono un po' costruiti una specie di castelletto nel mondo digitale, ma non hanno fatto nessun lamento in famiglia, nessuna richiesta. Che significa questo? Che quali ricadute avremo in futuro rispetto a questo momento, dove ci sono delle persone che hanno vissuto uno spazio così, e non lo sappiamo, perché nessun'altra generazione ha avuto un simile periodo. E questo dovremmo interrogarci di questa cosa. E ancora non ho visto nessuno che ha iniziato a pensarci. Ecco. Grazie professore. Un'altra domanda. La necessità di stare a casa ha introdotto tempestivamente e massicciamente nel nostro stile di vita la tecnologia. Gli studenti si sono dovuti adattare alla didattica a distanza, mentre i lavoratori allo smart working. Come questo può incidere nelle nostre abitudini, nelle nostre relazioni? Cosa secondo lei ci sarà da scartare e cosa invece da tenere? Da docente universitario le chiediamo, la didattica a distanza, secondo lei, potrà essere uno strumento valido anche in futuro, in abbinamento alle modalità tradizionali, oppure rimarrà legato all'emergenza?
Allora, su questo argomento sottolineerei che è importante considerare la tecnologia al servizio dell'uomo e non viceversa, e non l'uomo al servizio della tecnologia. E questo è il passaggio iniziale e essenziale, perché altrimenti diventeremo noi un appendice dei nostri device, dei nostri telefonini o dei nostri portatili e così via, e non viceversa. E poi bisogna avere un'attenzione su questo, perché noi utilizziamo tante piattaforme. Le piattaforme sono legate ad algoritmi e alla profilazione degli utenti. Questo significa che quando io frequento una piattaforma, la piattaforma raccoglie dei dati, perché niente è gratis, anche se il mio accesso è gratis. Alla piattaforma interessano i miei dati, e quindi quando poi dopo vado a cercarmi un paio di scarpe da ginnastica perché mi piace correre, poi successivamente mi verranno proposte, se vado su YouTube, su Facebook, su Instagram o quello che volete, mi verranno proposte delle pubblicità di scarpe da ginnastica, da corsa, perché hanno visto che io cerco quello. E quindi bisogna sempre stare un po' attenti, perché la società come era prima, che è come è adesso, non dà niente per niente. Quindi quello che è gratis non è detto che sia gratis. Questo in generale. In particolare poi dopo, che significa? Perché con queste piattaforme 2.0 noi gestiamo molte relazioni. Gestiamo le relazioni che abbiamo. Su WhatsApp gestiamo un numero infinito di relazioni. La stessa cosa su Instagram e così via. È giusto usare questi strumenti, è giusto anche viverli in modo come un ambiente di relazione, però bisogna sapere che dietro c'è una struttura e non sono neutri, non sono strumenti neutrali. Andando sullo smart working vedrei due aspetti, uno positivo e uno negativo. L'aspetto positivo di smart working è il fatto che potrebbe essere una grande occasione per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle persone, specialmente delle persone, che dei genitori, perché molto spesso i genitori lamentano la difficoltà di avere una relazione con i figli data l'impegno lavorativo, che non è solo le ore che uno sta al lavoro, sono anche i tempi di andare verso il lavoro, tornare a casa, tutta un'altra serie di passaggi. Lo smart working riduce tutto questo. L'altro aspetto è che, come è stato gestito in questo periodo, perché lo smart working è stato gestito non per aiutare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle persone, ma per far lavorare le persone da casa e basta. E quindi in questo modo che è successo? È successo che lo smart working ha schiacciato le donne
sul doppio carico di lavoro. E che significa che mentre stavano a casa c'avevano i figli che arrivavano e gli dicevano: mamma, com'è questo compito? Mamma, non mi si connette. E questo tutto insieme è un sovraccarico che non aiuta la conciliazione dei tempi. L'altro aspetto è un'invasione del tempo di lavoro nel tempo della vita domestica e del tempo del resto della vita. Quindi va compreso come far sì che lo smart working sia un'occasione, perché può essere una grande occasione, però è una grande occasione se diventa, se responsabilizza i responsabili, cioè se il lavoro passa da essere un fare dei compiti, assolvere dei compiti, a un raggiungere dei progetti. Se diventa un raggiungere progetti, allora lo smart working può essere una buona soluzione. Se diventa un fare dei compiti, sarà solo un'invasione sempre più complessa e complicata del tempo di lavoro nella vita quotidiana. Questo dipenderà da noi. L'altro aspetto è quello degli studenti. Io, anche dall'esperienza personale, per me è stato molto duro. Io adesso ho finito le lezioni e fare lezioni a degli studenti su una piattaforma che si chiama Teams, che praticamente faceva in modo che io parlassi a una serie di pallini dove c'erano le iniziali dei nomi degli studenti, è stato per me assai triste, perché durante una lezione serve vedere le facce, perché vedendo le facce si capisce se c'è il calo dell'attenzione, se hai bisogno di dire una battuta, se c'è bisogno di aspettare un attimo. C'è tutta una serie di aspetti che la lezione frontale può, cioè è da in più rispetto alle altre. Una volta detto questo, secondo me integrare contenuti su piattaforme e lezioni frontali potrebbe essere qualcosa di più. Però non basta questo. Ci deve essere anche un altro modo di ragionare su che cosa significa educare e che cosa significa istruzione. Perché forse dovremmo ragionare anche sulla dimensione delle valutazioni. Noi, il nostro sistema di valutazione è un sistema di valutazione che valuta il singolo, non valuta la cooperazione, ad esempio. Le piattaforme spesso possono promuovere la cooperazione. Mio figlio fa il primo liceo, sta col suo auricolare mentre fa i compiti e sta connesso con altri tre e risolve un problema che gli danno insieme ad altri tre. E perché non si può fare? Perché è sbagliato? Se si riesce a raggiungere l'obiettivo, si riesce a farlo in maniera cooperativa e ci si aiuta insieme, dov'è che è sbagliato? E si cresce insieme. Quindi questi aspetti in qualche modo andrebbero ragionati, specialmente per quello che riguarda le scuole. L'università è un passaggio in più, però questo significa che poi andrebbe
coltivato insieme questo aspetto. Sicuramente l'integrazione fra mondo digitale e mondo in persona secondo me, è il futuro per quanto riguarda sia l'università e sia il lavoro. Io praticamente posso lavorare benissimo da casa per quello che faccio io sul 70% del mio tempo ordinario, senza alla fine rispetto su 100% di lavoro, il 70% tranquillamente potrei farlo da casa o in posti, posso farlo al parco, dove voglio, insomma. Altri lo faranno in modo diverso e la tecnologia ci porterà a lavori che sono più o meno ibridati, più o meno con intelligenza artificiale a seguito. E questo significa anche che però le persone dovranno essere in grado di utilizzarla, questa intelligenza artificiale, perché altrimenti noi rischiamo di avere dei robottini che compiono che sostituiscono i magazzinieri su Amazon, nei magazzini di Amazon, e però non avremo persone che lavorano. Questo è un po' la sfida del futuro, è l'integrazione tra artificiale e umano. Grazie mille. Le volevamo anche chiedere, la pandemia ha richiesto un'importante reazione di tutti e un coinvolgimento generale per far fronte a questa difficile sfida. E secondo lei, cosa possiamo imparare da ciò che stiamo vivendo per aiutarci ad affrontare al meglio questo rischio globale e per aiutarci anche a guardare al futuro con speranza? Che abbiamo visto? Secondo me ci sono alcune cose che abbiamo imparato. Il primo è abbiamo imparato che ci sono mestieri preziosi che abbiamo declassato. Infermieri, medici, insegnanti, operatori ecologici, riders, postini, forze dell'ordine, sono giornalisti anche, sono persone che nel periodo del lockdown, agricoltori, hanno continuato a lavorare. Se loro non c'erano, sarebbe crollata la nostra società. Quindi noi diamo spesso poco valore a questi lavori, perché il valore del lavoro nella società del non sarà tutto come prima è dato dal reddito. Quindi se guadagno bene c'ho un bel lavoro. Abbiamo visto in questo periodo che invece il valore del lavoro è nella relazione. E la capacità di entrare in relazione con gli altri, di coltivare la relazione in qualche modo e fare un lavoro che porta frutto, è qualcosa che è essenziale per la società. Senza quello non si può andare avanti. Senza Cristiano Ronaldo siamo sopravvissuti tranquillamente. Questo aspetto
è un aspetto che ci dovremmo ragionare sopra. Era Giovanni Paolo II che affermava che il metro della dignità del lavoro è l'uomo, che non significa solo che le persone devono essere pagate in modo dignitoso, perché altrimenti è un lavoro che non ti fa sopravvivere. E quindi non è corretto, non è giusto, è un lavoro ingiusto. Significa anche che la cura e il servizio degli altri danno il valore del proprio lavoro. È nella relazione con gli altri che valorizzo il mio lavoro. Poi l'altro elemento sono le istituzioni. Ci sono alcune istituzioni che noi abbiamo criticato e massacrato sistematicamente, due per tutte, sanità e scuola. Queste due istituzioni hanno continuato con tutti i loro limiti e le loro a promuovere e a fare il loro lavoro durante tutto il periodo del lockdown, nella difficoltà estrema. Però l'hanno fatto perché c'erano persone che hanno speso la loro professionalità in quello che facevano. E quindi ci sono stati ragazzi che hanno potuto avere delle lezioni con insegnanti che si sono improvvisati a fare lezioni in modo che non avevano mai fatto prima nel 90% dei casi, anche facendosi prendere in giro a volte dagli studenti, che crashano per non essere interrogati, che si staccano dalla connessione 2 minuti prima dell'appello e così via. Però l'hanno fatto. La stessa cosa vale per medici, infermieri. Anche l'importanza dello Stato, delle istituzioni Stato, regioni, comuni. Questo è qualcosa che facciamo fatica a vederlo, però in fondo, in un momento di emergenza importante, quelle istituzioni hanno preso delle decisioni, magari dure, molto probabilmente ci sono stati anche degli sbagli, però è stato fatto qualcosa. E quindi adesso noi possiamo vedere se ripartire, vedere se riniziare qualcosa di nuovo. Questo lo possiamo fare. E questo poi ci insegna anche un aspetto sul comprendere un po' meglio che significa democrazia, perché l'azione politica non è fatta solo di campagna elettorale. Se voi vedete, durante il lockdown, le persone che facevano solo campagna elettorale durante tutto il percorso sono scomparse. Perché ci sono dei momenti, c'è cioè il momento della campagna elettorale, e quello è giusto che si faccia così, ma poi c'è un momento in cui le persone devono partecipare a dimostrare che quelle idee sono o meno valide, sia se uno sta al governo che sta all'opposizione ovunque, ma in un certo senso c'è un modo diverso di vivere la democrazia, che è nel costruire la società e di vivere di fare politica all'interno della democrazia. E quindi significa pure che c'è uno spazio che non è campagna elettorale, che è ve verificare se delle idee funzionano oppure no. Farlo nelle modalità che
ognuno, a seconda di dove è posizionato politicamente, può farlo e ha la possibilità di farlo. È questo che poi dopo ti permette successivamente di fare una campagna elettorale. Se invece ci si urla solo addosso, da una parte e dall'altra, questo diventa, ci mangiamo la democrazia. Poi sottolineerei altre due cose al volo. Uno è il ruolo possibile dell'Europa, perché in qualche modo è cambiato, si è aperto in maniera diversa il rapporto con l'Europa, tra i paesi e l'Europa, in particolare tra l'Italia e l'Europa, perché l'Italia in un certo senso è stata il laboratorio per come affrontare l'epidemia negli altri paesi europei, sbagliando e facendo cose più o meno corrette, però è stato il laboratorio iniziale. Se gli altri hanno potuto affrontarlo in maniera un po' meglio, un po' più preparati rispetto a quanto l'ha fatto l'Italia, è perché l'Italia ha avuto un'esperienza. E quindi questo elemento ora è il paese che ha più bisogno di solidarietà e di aiuti rispetto agli altri, perché abbiamo pagato di più il prezzo all'interno dell'Unione Europea, ovviamente, fuori dall'Unione Europea è un altro discorso. Questo significa che in questo passaggio, in questo modo con cui si gioca la solidarietà, è anche il modo con cui si giocherà il futuro dell'Europa. Se, perché se un paese si mette in gioco e poi non gli viene riconosciuto, praticamente l'Europa crolla. E questa cosa, da quello che mi sembra di percepire nel dibattito, un po' la Francia e la Germania l'hanno capita. Però vedremo quello che succederà. L'ultimo punto è una dimensione che era nascosta del nostro essere cittadini. Perché noi abbiamo sempre valorizzato l'idea di libertà e l'idea di solidarietà, e questo l'abbiamo tradotto in diritti, il diritto di espressione, il diritto di movimento, la libertà di circolazione, il diritto di associarsi. Tutte queste sono forme di libertà che noi abbiamo conquistato, sono diritti. La stessa cosa è il diritto alla solidarietà, il diritto allo studio, perché i poveri non studiavano nell'Ottocento, perché non c'era il diritto allo studio, il diritto alla salute, il diritto a una pensione, sono diritti sociali, sono diritti di solidarietà. La dimensione, e sono diritti acquisiti, noi ce l'abbiamo. Poi bisogna pure in un certo modo renderli esigibili. Per esempio, in questo periodo il diritto alla scuola, il diritto allo studio, quanto è esigibile, lo dovremmo verificare. Se ancora non si riesce a capire come si andrà a scuola a settembre. Però in tutti i casi è un diritto acquisito e per questo lo possiamo rivendicare. Quello un po' che abbiamo un po' trascurato, perché se vi ricordate la Rivoluzione francese aveva liberté, égalité e fraternité, libertà, uguaglianza e fraternità. Quello della fraternità ce lo siamo un po' dimenticati, e in questo caso è essenziale, perché ci ha evidenziato il senso comunitario.
nel nostro stare ognuno a casa proprio, noi eravamo anche responsabilizzati, stavamo lì, perché se no potevamo far male a qualcuno oltre che far male a noi stessi. C'era un senso civico che nasce dal sentirsi fratelli. Il resto a casa, il distanti ma uniti, erano slogan che richiedevano un impegno personale, ma un impegno personale che chiedeva di farsi carico non solo di se stessi, ma anche degli altri. Grazie. Grazie professore per il suo intervento e per tutti gli spunti che ci ha dato. Ora lasciamo un po' di spazio se ci sono delle domande da casa che potete scrivere nei commenti. E nel frattempo un'altra domanda. La scuola è stata chiusa per prima e probabilmente, come dicevamo, sarà tra le ultime cose a riaprire. Secondo lei cosa ci dice questo? Questa cosa è... Allora, intanto la vignetta si riferisce alla scuola. Questa vignetta è fatta da un fumettista che si chiama Battistini. Alcune cose lo potete trovare anche su Facebook, secondo me è molto simpatico. Lui vede, questo è un insegnante che riceve tutti gli input dai suoi studenti. Secondo me la scuola è un grande momento di socializzazione, il momento più importante di socializzazione che in questo periodo storico abbiamo e hanno le giovani generazioni, i bambini e i ragazzi. Quindi è un delitto il fatto che non ci sia una strategia di ripresa e che nessuno ci ha pensato, perché non c'è una strategia, perché nessuno, hanno fatto 200 commissioni ma nessuna commissione che si è concentrata su quello, perché hanno detto vabbè, ma intanto le lezioni le possono fare da casa. Questo però che significa? Uno, che non c'è rapporto personale, ma non solo non c'è rapporto personale insegnante-studente, non c'è rapporto personale tra i vari ragazzi. Quello fa scuola. La scuola è anche è la classe, la scuola. Sono le relazioni. Quando parlavo della collaborazione, la cooperazione nella scuola, in quello nasce, nel rapporto fra pari, nella complicità rispetto all'insegnante, coetanei rispetto a un adulto. Cioè, sono tanti elementi che fanno scuola e che insegnano a vivere, non è che insegnano solo matematica, filosofia o qualcos'altro. Questi contenuti non si insegnano se non c'è l'aspetto concreto. Sì, le faccio un'altra domanda io. E in questa fase di riapertura, il confine tra la mia personale sicurezza e il bisogno di relazioni è molto mobile e variabile. E quindi come si fanno ad unire questi due aspetti? Come si possono unire? Intanto, questa penso sia un grande insegnamento, perché parlavamo del principio di cautela all'inizio, no?
l'aspetto della precauzione. E quindi in un certo senso dobbiamo un po' imparare a gestire la nostra libertà e quindi a capire i momenti momenti in cui si è più vicini e più lontani. C'è un sociologo che si chiama Simmel che parla di spazi di intimità e di segretezza e di pudore. E c'è, nelle relazioni c'è un aspetto di pudore che in fondo un po' abbiamo perso nel tempo. E invece in questa modalità in qualche modo lo dobbiamo recuperare, il che vuol dire che è come una danza, è come un ballo di coppia dove ci sono momenti in cui si è più vicini e più lontani e si entra progressivamente all'interno di spazi dell'altro. Abbiamo una prima domanda. È interessante quanto lei ha detto che i momenti difficili, quelli che provano un popolo, costituiscono una memoria collettiva, perché tutti rimangono coinvolti. Tuttavia, le volevo chiedere, che differenza c'è per un popolo tra ricordare e rielaborare quello che è successo? Dipende anche dalla gravità? Considerando quello che è successo, ci è sufficiente ricordare o è necessario rielaborare? Che cosa e perché? Allora, intanto ricordare non è una cosa da poco. Ricordare è tenere nel cuore, portare nel cuore. Non è, si può rielaborare quello che è successo solo se io lo ricordo, solo se ne faccio memoria e se lo porto nel cuore. E quindi faccio un lavoro personale rispetto a quello che è accaduto. Poi ci sono modalità differenti. Ci può essere un ricordo che è solo personale e quindi inciderà solo su di me, o un ricordo che può diventare collettivo e quindi diventa qualcosa che ci lega. In questo caso ci scommetto quello che volete che accadrà. C'è poi un terzo passaggio, che è quello di prendere posizione rispetto a quello che ci lega. E questo è forse il punto che non è solo un rielaborare quello che ci è successo, ma anche un esprimere un giudizio. E quindi in qualche modo dire, io, dato che è successo questo, d'ora in poi mi muoverò in questa modalità, e vi faccio un esempio. Dato che è successo come questo e quindi è stato introdotto la scuola digitale, allora io promuoverò, abbandonerò l'idea di scuola come esperienza collettiva per concentrarmi su una dimensione sempre più digitale, sempre più virtuale, dove la dimensione nozionistica sarà privilegiata, perché io posso trasmettere molti più contenuti rispetto a quella che trasmetto in classe, oppure un'altra posizione rispetto a quello che è successo, ho visto che l'esperienza digitale è importante per la scuola e quindi posso integrare questi due elementi per costruire dei percorsi personalizzati in modo che le persone che rimanevano indietro prima, perché magari
non avevano una famiglia dietro che li aiutava nel percorso scolastico, possono essere seguite di più. Questo è un passaggio in più. Termine tecnico, si chiamano unità di generazione, però è un passaggio che sta venendo. È come quelli che dicono niente sarà come prima e quindi ci sarà una crisi economica mondiale, aiutiamo le banche, e quelli che dicono niente sarà più come prima, cerchiamo di ricostruire un sistema economico sostenibile. Grazie, abbiamo un'altra domanda. Allora, Davide, la persona che ha fatto la domanda, la ringrazia intanto, e chiedeva un approfondimento sugli adolescenti chiusi in camera. E quali sono le cause secondo lei? Forse questa scuola un po', forse è questa scuola un po' individualizzante? E come aiutarli, se ha qualche idea? Ma le cause, in questo caso, secondo me non è la scuola, ma è più una reazione anche alla paura. Cioè, in un momento di paura le persone si chiudono, e che significa che chiudendosi cercano la cosa dove sono più sicuri, e gli adolescenti specialmente sono più sicuri nel mondo digitale, sono bravissimi nel mondo digitale, abbiamo detto che sono nativi, anche la maggioranza di voi sono nativi digitali, e quindi dato che ci siete nati nel mondo digitale, con il mondo digitale, lo frequentate. Questo però che significa? Che poi dopo dentro questa sicurezza vi potete perdere tante altre cose. Poi vi mando un link di una lettera che ha scritto Luigi Alici su questo, che è molto bella. Però l'aspetto è che la paura è che vi possiate, cioè che le persone che fanno questo poi diventano delle persone sterilizzate, che come se vivono in laboratorio, vivono la loro vita, ma senza la possibilità di toccarla. E va un po' oltre la semplice scuola, è più una questione di mondo, di vita, di mondo vitale delle persone. Se il digitale è una sfera del mondo vitale delle persone, o se il digitale è il mondo vitale delle persone. Grazie, le riporto la domanda di Federico. Dalle sue parole mi sembra che lei disegni una società costruita sul valore fondativo della dignità. L'articolo 1 della Costituzione parla di repubblica fondata sul lavoro, che alcuni hanno letto come concretezza sociale della dignità, mentre siamo portati spesso a pensare che la libertà sia il valore più importante. Io temo un rigurgito di voglia di libertà che mi fa un po' paura, specie sul piano economico, ma anche su quello relazionale. Lei cosa ne pensa? Una società veramente fondata sulla dignità, da cosa dovrebbe ripartire? Il tema del dono, dovuto al fatto che la dignità è donata in modo innato, come può essere decisivo in tutto ciò se quello a cui siamo stati abituati è stare lontani? Allora, rispetto alla dignità mi riferirei più all'articolo 2 della Costituzione e all'articolo 3 più che all'articolo 1. Intanto per passare, perché c'ha un senso anche essere una repubblica fondata sul lavoro, che vuol dire che
la costruiamo tutti insieme. Poi dopo però bisogna rimuovere gli ostacoli affinché le persone possano vivere le loro opportunità. Che significa dignità? Intanto la dignità della persona è proprio quella di poter vivere la propria vita e quindi rimuovere, la Costituzione direbbe rimuovere gli ostacoli affinché possa vivere la propria vita, e quindi anche che significa avere riuscire ad avere le opportunità per costruire il proprio progetto di vita, e anche riuscire ad avere l'opportunità di formularlo, il proprio progetto di vita. E quindi questo significa che uno dei passaggi essenziali è quello della formazione, della formazione e della e anche la libertà fa parte della dignità. La libertà delle persone è una dimensione della dignità, perché se sono privato della mia libertà, io posso imbarbarirmi. Cioè una persona coatta è leso della propria dignità. E quindi questo implica, da una parte, l'altro aspetto è la relazione con gli altri, è il rapporto di relazione che si ha, che chiede la dignità. E il dono rispetto alla dignità, almeno per quanto credo, hanno una dignità inviolabile come persone. Anche ognuno la deve tutelare, come i talenti della parabola. Se si seppellisce il talento che uno che si riceve, poi dopo la dignità si può perdere. E questo riguarda anche lo stare vicini e lo stare lontani. Lo stare lontani può essere superato se si mantiene la relazione. E nella relazione noi costruiamo rapporti di dignità. Grazie ancora. Abbiamo una domanda da Don Carlo. Tutto questo ci sta rendendo più solidali o più sospettosi verso il prossimo? Forse tutte e due? Forse tutte e due. Sì, forse tutte e due. Allora, ricerche su questo non ci sono, quindi si può solo immaginare un po' dalle esperienze personali, da quello che avviene. Secondo me molto dipende da come noi siamo, dal nostro percorso. Se noi viviamo il tempo che ci è donato
anche momenti di crisi come occasioni di discernimento e di crescita ha un senso. Se noi li viviamo come momenti che accade o un grave danno e lo carichiamo su di noi, allora diventerà qualcosa che ci renderà più sospettosi, ci renderà più chiusi, ci renderà più cattivi. Allora, penso di poter procedere con i saluti e insomma, se ci sono delle altre domande all'ultimo minuto, insomma, potete scrivercele. E intanto, insomma, ricordo anche magari l'appuntamento di dopodomani, ovvero di mercoledì 27, e sempre alle 9 avremo un altro relatore, Ivan Vitali, che ci parlerà dell'economia. E che avremo in questo tempo di coronavirus. E ok, allora insomma, se non c'è altro, la ringraziamo molto per questo tempo qua che ci ha dedicato e per essere venuto anche a distanza. Alla fine, anche se lei è a Roma, noi siamo qua a Carpi, siamo riusciti a metterci in contatto lo stesso e questo forse non sarebbe stato possibile e se tutto fosse nella norma, insomma, e quindi insomma, mi sembra anche questo un motivo per cui essere felici. Quindi grazie mille e speriamo di rivederci anche in persona. Grazie a voi e spero sia stato utile. Una buona serata e buona continuazione dei vostri incontri. Grazie mille. Grazie, buona serata. Buonasera.